Silvano ha fatto un'azione che io ritengo forte, ma soprattutto è la prima volta in questa legislatura che accade, perché noi ci siamo sempre sentiti opposizione, ma l'abbiamo sempre svolto questo ruolo tenendo bene a mente il bene della città, prioritariamente. Ogni qualvolta abbiamo potuto partecipare dando una mano a migliorare le cose, lo abbiamo fatto. Tra le cose che chiedevamo oggi ce n'era una molto importante a mio avviso, che è quello di un percorso all'interno della nuova Pescara in cui chiedevamo che Montesilvano svolgesse un ruolo da protagonista. Questo ruolo da protagonista consisteva nell'anticipare le somme che cominciano a essere necessarie per il processo di fusione per cominciare a svolgere quelle attività in cui possiamo cominciare ad avere bisogno, come ritengo abbiamo già bisogno, di figure professionali importanti che ci possono supportare nella stesura dello statuto e nei lavori delle sei commissioni. Per fare questo e per avvalerci di grandi professionalità abbiamo bisogno di risorse. Siccome la Regione ancora non riesce, ancorché sollecitata più volte, non riesce ancora a individuare i 300.000 euro previsti dalla norma, dalla legge regionale, e non è riuscito ancora a trovare i capitoli dove questi 300.000 euro si sono nascosti, intanto dicevamo come azione politica facciamo in modo che con una partita, non sono gli applausi, con una partita di giro anticipare delle somme che ci consentissero di avviare questo processo di fusione. L'azione politica negativa qual è stata? Che la maggioranza, ancorché è stata quella che ha determinato anche le nostre presenze, a cominciare dalla mia nella Commissione Statuto, per il comune di Montesilvano all'interno della Nuova Pescara, ha ritenuto che questo nostro emendamento non avesse possibilità di essere accolto e addirittura votato contro. Noi avevamo annunciato che su questa posizione politica, se fosse stata questa, come ci avevano annunciato nelle riunioni di preconsiglio, noi avremmo ritirato tutti gli altri emendamenti, che tra l'altro non erano anche moltissimi, quindi non era un'azione di disturbo il nostro. La nostra non è mai stata un'azione di disturbo, né questa volta né le altre volte. I nostri emendamenti non sono stati mai artificiosamente predisposti, sono sempre stati mirati a risolvere qualche problema all'interno della città, senza stravolgere il bilancio, perché ci rendiamo conto che il bilancio si concretizza anche con elementi di difficoltà che oggettivamente ci sono. Ma l'azione politica è stata così forte che ha necessitato una risposta forte, quindi noi abbiamo ritirato tutti gli emendamenti e abbiamo abbandonato la seduta, che comunque mi pare di aver capito hanno comunque approvato il bilancio con una maggioranza assente, spaccata e in parte assente sia ieri che oggi, però mi pare che abbia fatto un ingresso all'ultimo secondo, mi sembra dal 90° minuto, e abbia approvato il bilancio, un bilancio a cui penso non abbiano né partecipato e neanche condiviso. Tra l'altro mi pare di aver capito che gli emendamenti che noi politicamente avevamo sottoscritto e firmato, e qui non mi vorrei sbagliare, questo mi pare di aver capito, abbiano anche votato i nostri emendamenti, che è un'altra azione politicamente di una scorrettezza unica. E non so se è così, se non è così, non è così, ma se è così è gravissimo. La nostra è una posizione ferma, la nostra posizione di collaborazione si è consumata fino ad oggi, adesso naturalmente ci comporteremo in maniera diversa, visto questa posizione forte, questa risposta politica forte, noi ne daremo un'altra di pari livello. Oggi abbiamo assistito sinceramente a quanto di peggio si possa pensare in un consiglio comunale. E noi portavamo avanti dei progetti, pensavamo di migliorare il bilancio, pensavamo di portare insomma il nostro contributo in modo anche, se vuoi, collaborativo. Invece abbiamo trovato una totale chiusura, ma soprattutto su un punto importantissimo per noi, che era quello di poter poter condizionare il processo di unificazione delle tre i tre comuni, Montesilvano, Pescara e Spoltore. Quindi la nuova Pescara. E noi sinceramente siamo rimasti molto male sul fatto che loro hanno pensato ai loro, non voglio dire ai loro interessi, però alla loro piccolezza, e non hanno pensato che in questo modo noi avremmo potuto in qualche modo essere protagonisti
Ma questo ciò non toglie che questo processo si potrebbe anche interrompere, quindi annullare completamente, però comunque noi ci preparavamo ad avere la possibilità di essere protagonisti di un processo. Non l'hanno voluto e quindi a quel punto noi, insieme ai nostri, alla nostra opposizione, abbiamo deciso di uscire dal Consiglio e soprattutto ritirare tutti gli emendamenti. Si è autocelebrato oggi il solito teatrino della politica locale, consacrando il vuoto di idee e di programmi, oltre a certificare la completa ottusità politica da parte di questa amministrazione. Un no comment rispetto all'ingresso trionfale all'ultimo secondo dei vizi ribelli, e il nostro gesto di uscita dall'aula non è certo collegato ad un gesto di stizza, ma quanto rispetto alla presa d'atto un muro di gomma da parte di questa amministrazione su una posizione politica rispetto alla presentazione di un emendamento che impegnava l'amministrazione ad anticipare in quota parte quelle che erano le disposizioni finanziarie previste dalla legge istitutiva della nuova Pescara. Questo avrebbe consentito di dare una solidità sia di carattere finanziario, quindi anche una concretezza di azione al processo di fusione della nuova Pescara, che tra l'altro ha individuato in maniera trasversale nella figura del nostro capogruppo Enzo Fidanza come presidente della commissione statuto, quindi un'occasione persa per la nostra amministrazione per cercare di governare al meglio il processo. Nel frattempo invece la clessidra del tempo va avanti, il cronoprogramma non può essere rispettato e di contro avremmo di fronte a noi lo spettro del commissariamento. Oggi questa opportunità non è stata colta e di fronte a questo diniego, a questa chiusura, abbiamo ritenuto opportuno di ritirare tutti gli altri nostri emendamenti. Si trattava di emendamenti strategici anche nel rispondere ad altre istanze della città, alcuni dei quali tra l'altro sono stati, sebbene ritirati, fatti propri dalla maggioranza. Seguirà un cambiamento di atteggiamento nel nostro modo di fare opposizione. Abbiamo sempre fatto un'opposizione critica, di proposta, aperta al dialogo e al confronto, confidando nel buon senso del nostro interlocutore. È ovvio che non è così e da oggi non ci saranno più sconti né temporeggiamenti. Allora, oggi al mio esordio in Consiglio Comunale, come proprio il Consiglio di Bilancio, ho assistito ad un Consiglio Comunale condizionato da una evidente spaccatura della maggioranza che sul fil di lana, con l'ingresso trionfale dei dissidenti, praticamente ci ha spiazzati da questo punto di vista, approvandolo il bilancio, dopo che noi dell'opposizione tutta unita, PD e Movimento 5 Stelle, siamo usciti fuori per un'azione politica, devo dire, ma dovuta, a causa del fatto che noi abbiamo presentato un emendamento molto importante per far partire la commissione statuto della Nuova Pescara. Tra l'altro ricordo che la Nuova Pescara è stata oggetto di un referendum votato per oltre il 60% di tutta quanta, diciamo, i cittadini, e loro ottusamente continuano a boicottare anche con questi mezzucci, boicottando e quindi bocciando un emendamento che avrebbe favorito questa cosa. Detto questo, devo dire che la situazione a Montesilvano ora più che mai diventa critica, perché, ripeto, un consiglio ostaggio di un giro di poltrone, quindi un gioco, i giochini che noi sempre conosciamo e che questa politica ormai a Montesilvano ci sta tenendo ingessati. Oggi abbiamo assistito a una delle pagine più tristi, più buie di questa consiliatura. Ci è stato presentato un bilancio nel mese di agosto, un bilancio di previsione per l'anno 2021 nel mese di agosto, che già, come dire, contiene in sé dei limiti, che evidentemente non si può prevedere un intero anno nel mese di agosto. Un bilancio che la stessa maggioranza ci ha dichiarato non aver avuto difficoltà a redigere, ma tutti i componenti della maggioranza non conoscevano i contenuti di questo bilancio, non c'erano per sommi capi. C'è stata una fetta di maggioranza che non ha partecipato alla redazione del bilancio, tant'è che non si è presentata.
in consiglio comunale, all'ultimo momento magicamente questa fetta della maggioranza che non si è presentata è arrivata e in 10 secondi ha approvato il bilancio senza conoscerlo, senza aver in nessun modo partecipato alla redazione e alla discussione che noi abbiamo fatto. Credo che sia politicamente una cosa di una bassezza unica, proprio di un contenuto di un livello politico molto molto limitato, a cui si aggiunge il fatto che non hanno in alcun modo voluto prendere in considerazione l'emendamento politicamente più rilevante che noi avevamo predisposto, legato ad una partita di giro di somme che avremmo dovuto acquisire dalla Regione, anticipandole come per far partire questo progetto che è sicuramente importante della nuova Pescara.